Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. You stay out of our business, Ethan! What this goblin? There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you go. Vediamo, dai. Vediamo se si riesce a capire qualcosa. Tra l'altro non ho trovato manco la pallina del labirinto, quindi che cazzo ci butto dentro? Cazzo. Questa è una zona extra. Chi è? Oh, io c'è gente. Hai gargoyle? Munizioni magnum, mi stanno riempiendo. Sarà due colpi, ovviamente. Anche la magnum la tengo tutta per madre Miranda. Tutta per lei. Oh, oh. Belli zero colpi. Equipaggio la pistola vecchia che ho ancora 20 colpi. Io glieli do, poi si vede. Eccola la pallina. Oh. Porco due. Tocca. Va bene. Ah, questo è il laboratorio di Moreau. Di Moreau, non so come si pronunci. Vabbè, del boss che ho appena fatto fuori. Quindi forse c'è un po' di lorina. Magari sul virussino, sul cadeau. Sarebbe interessante, sapere qualcosa di questa robina, ragazzi. Che io mi sono un po' rotto i coglioni non sapere niente, eh. Posso passare qua per piacere, grazie. Oh, oh. Crepa. Ora entrano, gli stronzi. Madre Miranda mi ha dato una montagna. Ora posso fare tanti esperimenti col cadeau. Questo è il mio laboratorio segreto speciale. Oggi ho fatto 3 esperimenti col cadeau. Mi sono tutti falliti, ho fatto un disastro. Ho inserito il cadeau e poi ho provato a iniettare del sangue di lupo nella spina dorsale. Il tipo ha iniziato a contorcersi e poi ha ucciso il mio assistente. Ok. È stato Moreau, contro ogni previsione, che non me lo sarei mai aspettato, a creare i Lycan. Cioè, inserendo questo parassita modello plaga all'interno delle persone, degli abitanti del villaggio e del sangue di lupo, li ha trasformati in Lycan. Quindi sì, tecnicamente il Lycan, confermato, è una variazione di un virus parassita. Quindi tutto in linea con Resident Evil. E qui abbiamo avuto un'altra bella sorpresa. Bioweapons anche qua, ragazzi. Per ora, poi vediamo, perché e ovviamente... vabbè. Vabbè, qua ci muoio, ragazzi. Non ho cure. Sì, c'è di mezzo la muffa sicuro, ragazzi, eh. Cioè, 100-100. Minchia, bella area simpatica. Allora, vediamo un po'.
Allora. Buono, 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 buono. Fe, come funziona qua? Qua sono carinissime queste cose. La muffa è quella del... il virus del 7, Eve. Non so se hanno fatto variazioni, ovviamente, modifiche, cioè non so... Vediamo, raga, cosa c'entra Ethan in tutto questo, raga. La trama è molto più complessa del... del 7, eh. Tutto super lore, super cose, super cazzius. Terzo teschio della moglie. Andiamo, va. Da questa parte. Oddio, che palle, Ludi. Che mi devi rompere i coglioni così. Io voglio esplorare il resto del villaggio. Che mi mancano dei pezzi. Voglio entrare qua. Posso buttare giù questo? Credo che con la chiave posso andare a prendere quel tesoro. Devo fare tante cose. Che ho la chiave e la manovella. Ho tutto, credo, adesso. Mi manca solo chiedere la chiave dell'ombrella o quello che cazzo è. Dai, vogliamo la vera cam da Resident Evil. Vedo troppa luminosità. Se volete la cam da Resident Evil, io ve la do, ma devo fare una cosa. Che cazzo è questa? Ok. Si vede bene? Tutto a posto? Perfezione? Vabbè, via. Vi affezionate a delle cose veramente assurde. Com'è bello sto Resident Evil, ragazzi, mamma mia. Sta garbando tantissimo. Finalmente posso entrare in questa zona. Ma, pollame! Non scappa! Gli servi per le ricette. C'è una scala però, eh. Non so dove mi porti. Vediamo. Veramente voglio rivoltarlo come un calzino sto villaggio maledetto. Madonna. Quella è la zona, credo sia l'ultima zona. Un altro tesoro. Di chi è? Chi è lui? Rubino sangue di piccione. Questo mi sa che va combinato. Tra l'altro questa è la collana di una delle tre topine del castello. Però manca ancora un pezzo, eh. Questo è morto capace rubando il rubino della collana di lei. Questa è una pessima idea. Allora io direi di andare a utilizzare la chiave per prima cosa. Perché secondo me prendere quei due tesori non sarà missione facile. Quindi io direi giretto dal duca per rifornirci un attimino. E poi vediamo un po' di andare a prendere quei tesori. Ciao. Ah, quello è il virus. La plaga, il parassita. Cado. Come ha fatto a ottenerlo? Madonna, ma è... Il duca fa paura. Bischia, ok. Minchia, muro cristallizzato 40.000. Collana con un incavo no. Angelo d'argento volentieri. Teschio d'assenzio. Volentieri. Sì. Ricette. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Thank you. Completata. Ottimo. La salute aumenta tra l'altro con questo, eh. Aie. Piatto di stronziloi. Torchitura del depui. Not a bad dish. I can hardly wait. La salute aumenta di molto permanentemente. Aie. Here's your share. Vai, aumentata. La salute permanentemente. Godo. I wouldn't mind having that again. Mi manca del pesce e un pezzo di carne. Sono solo di pesce. Come è completata? Anche questa? Il danno ricevuto in guardia mi ha ridotto di molto, eh. Devo ricordare di fare la guardia, Cristo. Finished. I'd love for you to enjoy as well. You have an eye for quality. Thank you. Dai, voglio vedere cosa c'hai. Che di sicuro c'ha tante robe belline. Infatti. Madonna, la Magnum. Potenziamo. Minchia, 48.000 la potenza. Vabbè. Potenziamo la doppietta. E la capacità. La pistola, per carità. E la capacità. Poi le altre cose vedremo. Oh, raga, io potenzo già la Magnum. Anzi, no, capacità non può aumentare. Allora, io. Dai, proviamo quella zona lì, dai. Che avevo già ucciso tutti. Vai. Qui ci vuole uno sgrassino. Comunque ragazzi, siete veramente fantastici perché immagazzinate tutto. E minchia, sembrate
sembrate veramente sempre a, no- a contatto, cioè siete sempre a contatto con noi. Lo sgrassino, le stronzate, ogni cazzata la memorizzate. Alcune un po' troppo bene forse, però un po' troppo in maniera spammina, però è figo come cosa. È una bella atmosfera quella che si crea. Allora, dove vo? Cioè di qua o di qua? Cioè di qua ci posso andare innanzitutto, prima domanda. Sì. Bello sto posto, ma che cazzo è? Ma è Castello Dimitrescu? Sono tornato? No raga, che cazzo è sta roba? Questo è Castello Dimitrescu, cioè... Cioè, se un'area extra... Cioè, è molto... Molto... grossa. No, ma qua... Qui quando esco da Castello Dimitrescu... Ah, una scala? No, raga, ma con un'altra area. Cioè, qui non c'è solo un oggetto, c'è una scala. Io l'ho finito in 9 ore. Ma io me lo voglio vedere. Uno e due lo voglio esplorare al 100%. Cioè, tutte ste robe non me le voglio perdere. Sei impazzito. Questa che zona è? Questa sembra una roba con le trappole di Heisenberg. Infatti ho paura che di morirci male. Che area è questa qua? Se, vabbè, cresce, diventa... Ma... Oh, oh. No. C'è un puzzle. Perché mi ha fatto spingere il coso lì? Beh, non ho mica capito che cazzo... Aspetta, forse così? Sì. Nei videogiochi sì, l'horror mi piace parecchio, ragazzi. Ah, ma semplicemente si può far così. Ma vaffanculo, io stavo cercando di fermare il punticello bellino. Ma vai a fare in culo. Oh cazzo. Munizioni magnum e un tesoro. Rubino sangue di piccione grande. Ah, questo va messo nella collana. Ed ecco la nostra collana completa. Bellissima. Collana di Alcina Dimitrescu. Ah, la collana di Lady Dimitrescu. Poi quel portone lì non credo di averlo mai preso, perché il ponte elevatoio è sempre stato buttato giù. Ma quindi è un'altra area segreta del Castello Dimitrescu, ti prego dimmi di sì, che è la zona, la mia zona preferita. Sì, è un'area segreta del Castello Dimitrescu. Vabbè, ciao. Minchia, quanti tesoroni! Per forza, de, figurati se mi lasciamo prendere roba gratis. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Così, per scherzo, tanto il nemico è lento. Sì, prende fuoco e mi ha dato anche un trofeo. Minchia, altri colpi. Oh oh. Vieni, vieni. Con calma, eh. Oh. No, no, ho capito cosa devo fare. Devo accendere la torcia col nemico. Sì, però se non si sbriga muore. Ecco, ecco, ecco. No. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Yes. Figo. Ok, tesoro. Che cos'è la bambola di Lady Dimitrescu? Statua d'oro della signora. Che figata. C'è un po' di lore. Dai, dammi un po' di lore. Munizioni magno, sì, belle, però un po' di lore sulla signora Dimitrescu. Che palle, non mi è dato niente. Vabbè. Andiamo dall'altra parte adesso.
Pesce ottimo. Questo mi serve. Pesce privato. Questo mi serve come il pane. Boss preferito per ora? Non ve lo so dire, sapete? Dai, Dimitrescu un po' easy, cioè. Basta di stare a distanza, ne spari col cecchino, sei a posto. Dove cazzo vado a finire? Comunque, ragazzi, non è... Porco due! Che è successo? Con più... un portatile. Moneta antica. La moneta del 7! La moneta del 7! Moneta simile a quella che si trovava a casa dei Baker. Di valore. Impugnatura frontale. Minchia. Ottimo. Lore. Qui c'è lore, ragazzi. Qui c'è lore. Oh, oh. Sequenziamento del DNA completato. Corrispondenza del 99.95 con i mutamicete di Dalvey. Lo scarto di... Questa è la fonte originale. Necessario ulteriori indagini per scoprire come la connection, se sia riuscita a trovare e estrarre la muffa. Oddio, si è scoperto tutto in una pagina di documento. Allora, ragazzi. Dalvey, ovviamente, dove si sono svolti gli eventi di Resident Evil 7. A quanto pare siamo nel posto dove è nato il fungo. Il fungo che aveva Eve e che si è ovviamente sparso ai Baker e a tutti. E a quanto pare Mia Winters... cioè vabbè, la moglie di Ethan faceva parte di questa associazione che si chiama Connections, perché erano loro ad avere Eve prima dell'incidente e prima che Eve appunto si espandesse e facesse il lavaggio del cervello ai Baker, li impossessasse. Quindi finalmente sappiamo il nome dell'azienda per cui Mia lavorava, cioè Connections, che non mi ricordo di aver mai sentito nominare nei giochi Resident Evil, penso sia una cosa nuova. Ah, nel DLC, è vero, forse nel DLC del 7. Quindi sì, Connections, non me lo ricordavo. Meno male hanno ribadito la cosa. La colonia fungina si è diffusa in tutto il villaggio e caso incidente a casa di Baker, coloro che sono stati infettati dalla muffa sono diventati parte di una rete di coscienze conservata dal mutamicete. Se quella rete è connessa a questo luogo, possiamo supporre che tutti i dati raccolti siano conservati nell'organismo che si trova qui. Se le cose stanno così, quali sono i dati a cui è interessata Miranda? Super lore. Peraltro, una cosa ganza è che noi vediamo il feto gigante perché i fiori che citano nei documenti legati alla signora Benevento, creano allucinazioni e soprattutto riportano in vita i morti, cioè donano, tra virgolette, dei ricordi di fantasmi passati. Quindi lui vede Mia per quello, perché ci sono i fiori sparsi nella zona della signora Beneviento. Questa è una cosa molto interessante. Comunque, ragazzi, questo allora è uno dei più belli, 5 più completo. Ecco il fungo di Eve. Ecco il fungo. Quindi, ragazzi, eccolo, qui si è originato il fungo di Eve, quindi sotto il villaggio c'è il fungo. Questa è l'origine del nuovo virus di Resident Evil 7 e 8, quindi il nuovo virus della nuova saga, della nuova ripartenza del brand. Che figata, ma una cosa importantissima, ed è un'area extra questa, che se la dovevano rendere principale. E l'Umbrella cosa c'entra con la Connections? Non lo so. Bene, sono soddisfattissimo. Se uno se lo salta, ragazzi, è un casino. Cioè, è un casino. Ti perdi una cosa figa. È come quando arrivi nel 5 all'origine del T-Virus. Quando trovi il campo di fiori in Africa. Quello però è obbligatorio. Questa è un po' la stessa cosa, però è opzionale. Dispiace. Dispiace che sia opzionale. Però, come ha detto la Capcom, i giocatori che danno spazio all'esplorazione, cioè danno importanza all'esplorazione, verranno ripagati ampiamente. Sono contento che mi abbiano ripagato non solo con munizioni, proiettili, quello che cazzo le cure e oggettini vari, ma anche con questa bomba assoluta.
Poi bellissima citazione alla moneta del set. Insomma, sono totalmente soddisfatto di quest'area. E andiamo dal duca, va. Mi mancano altri due pescetti per finire l'ultima ricetta. I've gotten some new stock. Moneta antica. Minchia, 50.000. You will part with this? These hands are more dexterous than one might think. Beh, full magnum, vaffanculo. One moment, please. Basta così, dai, teniamoci un po' di soldi. Io credo di aver veramente fatto tutto. Mi manca forse il pesce, sperando di trovarlo, sto pesciaccio. Dai, madonna, bellezza di gioco, ragazzi. Come sono contento che mi stia rispettando le aspettative, veramente. Cosa sono questi computer? Perché è apparso un computer? Arrivato al sito, nessun segno di IWOR, vabbè, Rose Winters, Ethan Winters. Ingresso nel villaggio, scontro con una serie di armi biologiche. Trovate le tracce di Ethan Winters, posizione di Rose Winters conosciuta, base stabilita nella chiesa. Ispezione del laboratorio. Ah, è una base loro. Analisi dei campioni di muffa alfa. Ingresso della fabbrica. Chris. Vabbè, raga, andiamo, va. Good luck, non so di cosa. Sta zona qui è extra o no? Segheria di 8, questo è un posto extra. Barile esplosivo, brutto segno. Sento dei rumori. Sento un maiale in realtà. Chi è Otto ora, un personaggio? Ho capito. Oh no. Oh no. Vieni, vieni. Vieni. Aia. Yes. Yes, yes, yes. Questa carne, si è trovato. Sei VDG. Ganzo. Segheria di 8. Non so se era lui 8, ragazzi, comunque. Pesce ho trovato, tra l'altro. Sai che ho finito con la ricetta. Ecco.
Oggi è il giorno in cui passa quel simpatico mercante. Aia, mi regala sempre i giornali vecchi, so che Miranda li ha proibiti. Ma le notizie del mondo esterno mi affascinano molto. Una in particolare mi ha colpito, era un articolo su un'azienda di medicinali. Non ricordo il nome, ma il loro simbolo mi era noto. Ma non era il simbolo dell'Umbrella, eh. Era Templari, Cavalieri della Sardegna. È lo stesso simbolo che si trova sul calice dei giganti. Sono certo di averlo visto anche sulle pareti della caverna. L'immagine di quell'ombrello spicca molto. Che ci fa qui il simbolo di un'azienda del mondo esterno? Chissà se ha a che fare con quell'uomo che è stato qui anni e anni fa. Nah, curo troppo con la fantasia. Chi è questo mondo? Chi è quest'uomo? Secondo me gli Spencer. O Spencer, oppure non lo so. Ah, ecco perché c'era il barile. Poi bisogna andare lì sotto, eh. Fermo. Oh, stammi lontano. Stammi lontano. Ah, eccola lì. Zona completata. If it's just looking, window shop away. Oh, you've brought in something special. Che non riesco. Servirebbe una bella valigetta nuova, cazzo. Quella sì. Ecco Madre Miranda. Oddio, Lor. Oddio, si è visto Madre Miranda. Che prende il bimbo. Sono i ricordi. Quello che è successo prima che io mi svegli. No. Nient'altro per ora. Eccoli. Quanti cazzo sono? Va a casa. Ti sei perfetto per questo. Scusami, zii, però per davvero facevi troppo ridere lassù. Oh, calmi ragazzi, calmi. Ah, le arcieri, certo. Ovviamente. Tocca camperà. Va bene. Bravo, a caso. Il barbarino c'è lì, raga. Mina. Innanzia, ragazzi, questo sto un po' più silenzioso perché sono un po' innanzia. Ops, pieno di gente, vedete? No, per ora no, ma arriveranno. Allora si trova la soluzione, Ethan, non rompere i coglioni. Così, probabilmente. So che sto usando la pistola sbagliata, ragazzi, era per mettere 9 munizioni dentro i cazzi nel culo. Cristo Dio, che palle. Ora sono proprio curioso di capire quanto sia grosso sto posto, ma tutto scavato nelle rocce. This must be their den. Ma è tutto verde? Questo mi sa che è tutto orde, raga. Sì, questo è tutto orde. Hanno fatto il nascondino, la fuga e ora l'action puro. Ci hanno messo tutto. E si parte.
Momento Doom. Top. Ai. Sesso Lord è tranqui, è anche divertente, cambia un po'. Era un casino. Sono al quarto boss, raga, la zona del quarto boss. Nel covo dei Lycan. Porco Giuda, quanti sono. Sono arrivati gli ordini del re, ritirata. Trovo davvero irritante dover abbandonare la fortezza e lasciarla con gli eretici. Se solo avessi un po' di tempo riuscirei quasi sicuramente a cambiare l'esito della battaglia. Ma no, la mia curiosità verso questo luogo e tenta di influenzare le mie decisioni. A detta degli abitanti del posto qui nei paraggi sono delle rovine molto antiche. Il luogo della cerimonia con le quattro statue giganti, le caverne con i graffiti intagliati sulle pareti e i piedistalli di pietra che loro chiamano calice dei giganti. Da dove provenivano coloro che hanno costruito tutto questo? Dove sono finiti? Non sopporto dover abbandonare questo luogo senza scoprire la verità. Quindi questo è il tipo... un archeologo che ha cercato di scoprire la verità su questo luogo. Ordina? O boss? Boss. No. Martellone? Eccolo! Prima o poi andava affrontato. Vabbè, come l'altro, solo che è più grosso e peloso. Bravo Dario, complimenti. Arco 2. Oh, sì, crash. Vabbè, questa roba qua. Che cazzo fa? Sì, che minion. Poi? Ma poi lo trapasso sempre, cazzo. Yeah.
Basta. E va bene, amico mio. Puoi andare giù. Oh. Eat shit, proprio mangiami la merda. Madonna, incazzata con le belve. Ok. Completata. Oddio, finalmente i cristalli. Scopriamo qualcosa su questi? Guarda. Ma sono tutti tesori? Quelli lì che luccicano? Sì. Ganzo. Ganzo. Ok, ho preso tutto. Che figata. Però non mi spiegano niente di questi cristalli. Non c'è un altro documentino del tizio che mi dice qualcosa? Oh, forse qualcosina qui. Minchia, 74 colpi di pistola. Ah, oh. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See ah, you. Non l'affronto nemmeno? Adesso? God damn it. Era questo il boss dell'area, il martellone. Sì. E a quanto pare mi spinge al tesoro, guarda. Sì. Piatto di Guglielmo. Era questo il tesoro famoso, vabbè. Bosco proibito. Dove sono tornato? Cosa c'è qui in fondo? Sa quest'area. Delle nuove prigioni? Del castello Dimitrescu o... No, delle prigioni. Ci sono delle prigioni qui, ragazzi. Un'area extra con delle prigioni aggiuntive. Foto di un pesce? Foto di un pesce misterioso. Ma ci sono già andato, vede. Lor? Note sull'impianto del cadeau, soggetti 174-181. Caratteristica 21. Soggetto Miai M. Miai M. Caratteristiche 21. Maschio argentiere, polmonite. Risultati: compatibilità scarsa, diffusione del cadeau assente. Trasformazione del corpo, perdita cognitiva, un altro Lican. Mandato al pascolo. Bernadette B, caratteristiche 21, femmina, disoccupata, nessuna malattia pregressa, risultato morte. Alcina D, Dimitrescu,
44, femmina, discendenza nobile, non proveniente dal villaggio, malattia del sangue ereditario, risultati di compatibilità molto alta, nessuna perdita cognitiva, in grado di controllare le mutazioni del corpo, applicata a procedura di controllo cognitivo, mandata in osservazione. Ma chi ha fatto questi esperimenti del Cadeau? Madre Miranda? Quindi sono tutti col Cadeau, cioè avevano tutti il Cadeau ovviamente. Questo è, lo chiamano così, sto virus, il Cadeau, sta sorta di plaga, funghigna. Ecco. Un po' di sorpresine, sta sempre bene. C'ho 200 colpi di pistola. Basta. Grazie, arrivederci. Si sale. Ah, guarda dove si spunta. Finalmente. Finalmente ho sbloccato sta zona. It's my greatest pleasure to see you return alive. Sì. And buy it I will. Aha. Aha. Delighted to. Allora, provo a potenziare tutto e poi a vendere le vecchie armi. Ah, it's fine. All finished. Eccoci qua. Ci penso io. Bello sei di mamma. Buono. Ci siamo ragazzi. Ah proprio così? Trova Heisenberg. Lui non dice niente. Così, vabbè. Dove vado? What's going on? Esplosa una bomba atomica, che succede? Ah, torno proprio all'inizio, il luogo della cerimonia, vediamo un po'. Oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio, oddio, oddio. E ora ci devo mettere il... Che cazzo è questo? Ok.